la prendo, la metto qua. Buongiorno a tutti presenti, ringrazio tutti per l'attenzione e per il rispetto che hanno nei miei confronti e nei confronti di questo luogo. Lo spazio delimitato e il distanziamento sociale mi ha indotto a decidere di fare questa conferenza stampa in una forma diretta, diretta a voi, ma soprattutto diretta alla città. Domani sarà una giornata straordinaria, una delle tante giornate straordinarie che abbiamo vissuto in questi anni. Domani riapre Palazzo Albinghelli. È per me una vittoria, per me e per la squadra. Qui c'è Piero Di Stefano, ex assessore e presidente del partito provinciale, con il quale inventammo la sede del Mazzi a Palazzo Albinghelli. Capite bene quale possa essere il mio stato d'animo oggi. Il mio stato d'animo è di gioia, di felicità per la città, che si riprende uno spazio, grazie a un lavoro lungo, faticoso, che oggi, domani, il 30 con il ministro Franceschini, arriva a compimento. Questo è il mio stile e non lo cambierò nemmeno se il sindaco dell'Aquila decide di fare nei miei confronti un'azione permanente di killeraggio politico. Non sto a questo gioco, io sono un'altra cosa e la mia risposta oggi sarà istituzionale, perché qui siamo nella sede del Comune dell'Aquila, non siamo nella sede di Fratelli d'Italia, nella sede di un partito, e quindi ognuno di noi quando parla in questo luogo dovrebbe mantenere il livello istituzionale che questo luogo pretende e richiama. Il sindaco dell'Aquila mi ha dedicato molte attenzioni. Mi sono chiesta perché. Ho pensato a tre ipotesi. La prima ipotesi è che sia assillato dalla mia persona. Non ne comprendo le ragioni, non c'è nessuna sfida in atto, io sono una parlamentare della Repubblica, non sono nemmeno a metà legislatura, ho davanti a me 3 anni di lavoro intenso per il paese e per la città e per la regione, non ho alcuna necessità di fare sfide con lui. Lui è il sindaco dell'Aquila, faccia il sindaco, non si faccia assillare dalla mia figura. Mi ritiene forse troppo importante per dedicare addirittura una conferenza stampa nella sede del comune per controbattere a un normalissimo comunicato stampa che faceva seguito a un mese intero in cui lui un giorno sì e un giorno no attaccava il governo. Il secondo motivo che ho pensato è che forse non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare perché evidentemente la sua missione di sindaco la interpreta in una maniera molto personale, perché dedicare tanto tempo a me quando incombono su questa città miliardi di problemi è francamente un po' spropostata la scelta, e anche qui io invece ho molto da fare. Quindi, fatta questa conferenza stampa, si torna al lavoro, ma anche questa conferenza stampa fa parte del mio lavoro e cercherò di far capire perché. Il terzo motivo è che il sindaco ha un sacco di problemi, ha una maggioranza totalmente sfasciata. E ieri nella commissione presieduta da Masciocco sono emerse ulteriori problemi, ulteriori dissensi. Ha un contrasto fortissimo con la Lega, che è un partner importante. Anzi, esprimo la mia solidarietà nei confronti di quei rappresentanti della Lega che anche loro sono stati, diciamo, in queste settimane, in questi
mese e mezzo di crisi, diciamo, trattati con dispregio. E quindi, avendo un sacco di problemi, problemi di maggioranza, problemi di inadeguatezza rispetto alle esigenze della città, e ce lo ricordiamo in campagna elettorale quando doveva rompere i meccanismi, effettivamente l'ha rotti a tal punto che ora non funziona più niente. E ci abbiamo verde acqua in quel modo, e ci abbiamo le frazioni, basta andarsi a fare un giro, e i cimiteri che erano la sua, il suo cavallo di battaglia, li andiamo della ricostruzione, e tutte le opere pubbliche finanziate le ho messe anche nel comunicato frutto del lavoro della precedente amministrazione che sono bloccate. Cioè l'elenco è lungo. Allora, di fronte a questo elenco lungo di problemi, se ne prende con me, così occupa uno spazio anche mediatico per coprire le inefficienze, le inadeguatezze, le profonde inadeguatezze di questa amministrazione. Ma io non ci sto a questo gioco, perché oggi la parola d'ordine è collaborazione, rispetto reciproco, collaborare. Si collabora tra i livelli istituzionali, si cerca di prendere quello che è possibile, non si gioca come ha fatto ieri in conferenza stampa il sindaco dell'Aquila. Ma vi sembra normale che tutto quello che fa lui lo fa il sindaco dell'Aquila, tutto quello che fa il governo lo fanno gli uffici? Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Ecco qui la prova provata del minculpo, perché ormai il comune dell'Aquila mi incolpò. Qui c'è l'elenco di 17,4 milioni dati dal governo. La parola governo non c'è. Non c'è nemmeno la parola CIPE, perché si poteva ricondurre a un lavoro politico, politico, perché il CIPE è presieduto dal governo. C'è scritto che il comitato di indirizzo Restart, dove peraltro ci sono rappresentanti di istituzioni e rappresentanti del governo. Il comitato Restart gli ha dato 17,4 milioni. È il governo. Nella conferenza stampa di ieri lui mi contesta il primo punto e poi anche altri, lì dove io avevo scritto che è risolto l'incancrenito problema delle tasse da restituire, dopo che diversi governi avevano fallito e rinviato la questione. Ditemi dove c'è una parola sbagliata. Non c'è una parola sbagliata. Per, diciamo, moderare la forte, diciamo, il forte impatto di questa affermazione, risale al fatto che il governo di centrosinistra non avrebbe fatto ricorso. Ma santa Madonna, ma chi ha creato questo problema alla città dell'Aquila? È stato il governo Berlusconi, dove il ministro Meloni, sua mentore, era appunto ministro. Io nella mia educazione, nel mio garbo e nel mio rispetto delle istituzioni non ho fatto riferimento a chi ha creato il problema. Ho detto quello che è vero, cioè che il governo ha risolto questo problema, come sono vere tutte le cose che ho detto e scritto in quel comunicato. Probabilmente gli ha fatto male, perché l'elenco è preciso, è dettagliato. Anche sui soldi della perdonanza ha detto che sì, ma sono i comitati. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Dal 2015, grazie a un mio emendamento che ha inserito anche le attività culturali insieme a tante altre nel 4%, è possibile ottenere risorse per le istituzioni culturali. Ha talmente il sindaco difficoltà ad ammettere le qualità altrui e il lavoro altrui che costantemente è assillato dal problema di portare su di sé anche meriti e riconoscimenti che sono oggettivamente di altri, ma che gli altri non vorrebbero rivendicare. Non ce ne importa niente di rivendicare le cose che abbiamo fatto. Vogliamo andare avanti. Io potrei passare delle ore qui a
confutare tutto quello che ieri è stato detto, ma a me sta a cuore la città, a me e a chi lavora con me da anni, a noi sta a cuore la città e il comprensorio. Le questioni poste dal sindaco sono questioni oggettive, che la ricostruzione debba essere rifinanziata, ma è oggettivo. Non è che sarà rifinanziata perché lui invece contro il governo, sarà rifinanziata perché sarà rifinanziata la ricostruzione dell'Aquila, perché è una questione nazionale, grazie a come noi abbiamo lavorato, a come la città ha lavorato, a come hanno lavorato le forze sociali, i sindacati, le categorie. Noi siamo abituati a lavorare insieme, vogliamo continuare a farlo. Forse il sindaco non si è accorto che dobbiamo affrontare ancora tanti anni per questa ricostruzione e che siamo in piena pandemia. Non c'è nessun sindaco in Abruzzo che ogni giorno fa comunicati contro il governo. Non ce lo vedo Di Primio, Masci o chi altri a fare quello che fa il sindaco. Lui è in perenne campagna elettorale e noi questo non lo possiamo accettare. Io chiedo al sindaco di fare il sindaco. Non è nessuna sfida. Glielo ha chiesto l'elettorato aquilano, quando l'ha eletto, faccia il sindaco. Se ci sono problemi di confronto con il governo, si affrontano, io stessa quando ci sono problemi incalzo, ma questo suo quotidiano sminuire il lavoro è... offende la città. Ieri la città è stata offesa anche quando ha detto quella frase iniziale della conferenza stampa in cui io praticamente non saprei leggere le carte, avrei problemi con le procedure amministrative. Ora, capite bene che una persona come me, che sicuramente ha tanti limiti, ma che ogni volta che si è candidata ha avuto risultati importanti, votata dai cittadini, evidentemente quei cittadini non la pensano come il sindaco, e non la pensano come il sindaco tanti avversari che in queste ore mi hanno fatto arrivare la loro solidarietà. Addirittura uno mi ha mandato i fiori e mi ha detto: scusalo, mi ha scritto nel bigliettino, non sa quello che fa. Si può rimproverare tutto a un avversario, ma arrivare a dire in una conferenza stampa in un comune le cose che ieri ha detto è francamente un segno di grande debolezza, un segno di paura, ma nessuno gli sta togliendo il ruolo che ha. Lo faccia fino in fondo, faccia il sindaco, risolva i problemi. Noi questo auspichiamo, e quando risolverà i problemi gli riconosceremo che ha risolto i problemi. Aspettiamo che ne risolva qualcuno. E magari aspettiamo anche che utilizzi i fondi che noi gli abbiamo lasciato per tante importanti opere pubbliche. Per tante importanti opere pubbliche che si stanno sfilacciando. E aspettiamo anche un disegno sul futuro. Mi lancia in quanto di sfida, no? Aspetta di... Ma quale sfida? Ma figuriamoci se io sfido. Io ho la città a cuore. Domani si apre Palazzo Ardinghelli, inizia un percorso ulteriore importante per la città. Vorremmo discutere del futuro della città, noi lo faremo, ma penso che sia anche compito di un sindaco disegnare il futuro di una città. Ma dove vogliamo andare? A cincischiare ogni giorno contro il governo, anche sulla questione dei precari. Lo stesso giorno che è uscita la norma, le dichiarazioni del sindaco cozzavano completamente con le dichiarazioni del sindaco di Terni. Perché? Perché è un attacco strumentale. In una norma c'è la proroga di tutto il personale della ricostruzione. Sono 800 persone, 800, quelli dell'Aquila e quella del 2016-2017. Per queste 800 persone si prevede un percorso di stabilizzazione. Lui dice che le voleva fare, le faccia, doveva già averle fatte.
ha stabilizzato solo gli operai, non ha stabilizzato le educatrici, non ha stabilizzato quelle persone che sono negli uffici non addette alla ricostruzione. Lo faccia, nessuno glielo impedisce. La norma prevede un percorso e quel percorso sarà sostenuto da adeguate risorse dentro un progetto che stiamo confezionando con la struttura di missione e che prevede il rafforzamento degli uffici del territorio, non un indebolimento. Non si preoccupi di quello che non gli compete, ce ne preoccupiamo noi. Lui faccia il sindaco, si preoccupi dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori, di quelle persone che da oltre 10 anni sono dentro la struttura amministrativa e non sempre assegnate nei ruoli per i quali erano state assunte. E questo non riguarda solo i dipendenti del comune, riguarda anche i dipendenti di altre strutture. Penso a Collabora Engineering. Faccia il sindaco dell'Aquila. In Abruzzo ci sono 21 parlamentari, di cui uno è anche sottosegretario di Stato. Contesta il mio lavoro, non una parola sul lavoro degli altri, che peraltro, essendo alcuni parlamentari di opposizione, semmai dovrebbero fare loro l'opposizione al governo, e la fanno, ma la fanno come si fa, cercando di ottenere risultati. E con i parlamentari di opposizione io lavoro costantemente, quotidianamente, per cercare di anche andare incontro a delle esigenze. Io non ricordo un quagliarello che ogni giorno fa comunicati contro il governo, perché giustamente non ha senso. Non vedo Luigi Deramo che tutti i giorni, no, si occupa delle sue competenze. Non vedo Martino, proprio non lo vedo, che fa cose per questo territorio. E se la prende con me, che ogni giorno porto a casa risultati. È chiaro, e chiudo, che c'è quello che dicevo all'inizio. Sarà ossessionato dalla mia persona, me ne dispiace perché io non sono ossessionata per lui. Ha molto tempo da spendere e questo è un errore, perché invece deve usare il tempo per fare il sindaco. Carzagorastoni ha tanti tanti problemi e cerca di occupare lo spazio della stampa con altri problemi, con altre questioni, magari attaccando me. Io non sono interessata ad attaccare lui, difendo il lavoro di una squadra, quella di governo, e il mio naturalmente, che sta cercando di fare in una situazione drammatica un grande lavoro. Il decreto in cui si prevedono le stabilizzazioni, le proroghe e tante altre cose per le zone terremotate è un decreto in cui ci si occupa di Covid, ci si occupa di altro. L'unico articolo che affronta una questione specifica e territoriale è l'articolo 57. Forse è stato spiazzato dal fatto che c'erano le cose che era giusto mettere. I fondi per la ricostruzione ci saranno, l'ho detto, al momento giusto. I fondi per le stabilizzazioni ci stiamo lavorando. I fondi per i bilanci non sono mai stati oggetto di contenzioso. I fondi per i bilanci li abbiamo ottenuti noi, la nostra amministrazione, da oltre 10 anni, erano molte risorse, poi mano a mano sono andati in decalage. Perché? Perché siccome sono risorse per le maggiori entrate, le maggiori spese e le minori entrate, e le entrate dovrebbero aumentare per la ricostruzione. Se aumentano le entrate, dovrebbe far capire a che livello è arrivata la ricostruzione, per far capire di quanti soldi ancora bisogno. Se ha bisogno ancora di 10 milioni, voglio dire, che sono stati assegnati diversi anni fa, significa che non è andata avanti la ricostruzione. Cioè che non ci sono maggiori entrate rispetto a quella fase. E questo è contraddittorio. È un errore mandare questo segnale al governo. È un grave errore.
I fondi ci saranno come ci sono sempre stati, non è un suo contenzioso, è un'iniziativa del governo che fa ogni anno. E nel decreto sisma abbiamo messo l'ultima volta quella per i comuni, che non c'erano, se l'erano scordati nel governo precedente. Quindi io credo che le cose che si devono fare si faranno insieme con i sindaci, con l'amministrazione regionale, con le categorie, con lo stesso stile con cui abbiamo risolto il problema delle tasse. Quando sono scesi in campo le categorie, i sindacati, le buone relazioni che hanno con il governo intessuto una relazione forte che ha portato a un risultato enorme, eccezionale, creato da un governo dove la ministra era anche la Meloni, perché sono costretta a questo punto a dirle queste cose. Mi ero tenuta molto pulita, ma di fronte a illazioni, ricostruzioni fantastiche, fantasiose, e bisogna rispondere all'altezza. Allora, io non sfido nessuno, visto che ha, diciamo, dato il mio unico interesse è la città. Lascio a lui le sue sfide, lascio a lui le sue risse, lascio a lui il suo essere così, una persona che quando è in difficoltà aggredisce. Aggredisce verbalmente, aggredisce fisicamente, aggredisce con le invettive. Io non sono così. Perché la politica aquilana non è mai stato questo. Abbiamo avuto un sindaco di destra, storico, che si chiama Biagio Tempesta. Il sindaco Biagio Tempesta, con cui c'erano belle discussioni, non ha mai avuto comportamenti di questa natura. Il sindaco Biagio Tempesta veniva il 25 aprile e parlava pure. Magari non usava la parola fascismo, magari non usava la parola resistenza, ma era lì, perché il sindaco è di tutti. Prima sei di parte, ma dopo sei di tutti. Con quell'atteggiamento di parte, partigiano in senso negativo e deteriore, che lui si comporta, dice che la sua indole, ecco, l'indole non è una giustificazione. L'indole non è mai una giustificazione. Quando sei il sindaco del capoluogo di regione, quando sei il sindaco di una città, come l'Aquila, gloriosa, con una storia importante, con una storia antifascista, con una storia di resistenza, con una storia di lavoro, di impegno, di fatica, con una storia di uscita dalla povertà. Lui deve condividere questa storia se vuole continuare a governare la città, perché se lui non riconosce questa storia, continuerà a fare così. Minacce, illazioni, sfide, ma alla gente dell'Aquila, ma gliene può importare di tutto questo? Ecco, io non sto altri che con la gente dell'Aquila, con la mia gente, che delle sfide di questo tipo, peraltro molto anticipate, non gliene può fregare di meno. Quindi faccia il sindaco e mi faccia lavorare. Un lavoro riconosciuto da tutti. A Berlusconi, a cui mando gli auguri, a lui, alla sua compagna di guarigione, la compagna era l'altra, una mia collega deputata, che fino a qualche giorno fa stava a lavoro, Berlusconi mi ha riconosciuto competenza e capacità. Pubblicamente me le ha riconosciute eletta. Me le riconoscono costantemente, ma mi sembra normale quello che dice il sindaco Biondi in una conferenza stampa in questa stanza. Esordisce in una maniera che nemmeno all'asilo infantile, quando fai capricci e quando litighi con la compagnuccia di banco, ma mi sembra normale.
non è normale. La città deve vivere una sua normalità. La normalità è che ognuno faccia il proprio dovere. E la città ha bisogno di un sindaco che fa il suo dovere, ovvero che si occupi dell'amministrazione comunale. A fare il governo c'è il governo, a fare la regione c'è Marsilio. Quando Marsilio dà 10 euro al comune dell'Aquila, grazie Marsilio. Quando il governo ne dà 17, è il comitato Restart. Questi sono i fondi dati dal CIPE. Quest'anno 92 milioni. Questi sono fondi del governo, di un governo che ha a cuore questa città, come ce l'abbiamo a cuore tutti noi, e che fa di tutto per aiutare la città a uscire da una situazione difficile. E questa città deve tornare a sognare, a vedere oltre. Noi stiamo lavorando sul Recovery Fund. Nel Recovery Fund, visto le 6 voci che ci sono per assegnare questi fondi, ci sono delle voci importanti dentro alle quali noi metteremo delle innovazioni per le aree terremotate, perché noi guardiamo oltre, non ci accontentiamo di inaugurare le cose fatte da altre, noi già stiamo pensando a oltre. Oltre questa fase, cosa farà l'Aquila dopo che ha finito la ricostruzione? Si rallenta la ricostruzione perché non si sa quale sarà lo scenario successivo? È questo? Non voglio crederlo. Allora, veloci sulla ricostruzione. Io ringrazio Curcio, Fico e Provenzano, che sono lì per una missione precisa del governo. E quando loro operano, operano per conto del governo. E quando fanno le cose utili alla città, le fanno perché il governo gli ha dato quelle indicazioni. E se non le fanno bene, bisogna dirlo, e il governo interverrà perché le facciano meglio. Questa schizofrenia è inaccettabile. Il MIBACT è il ministero a cui sono state date indicazioni dal governo, dal ministro Franceschini, che verrà il 30. E questi giorni vivremo di nuovo un momento entusiasmante, quello sul jazz, che vorrei ricordare, non nasce ora, nasce da un'idea di un'altra amministrazione. Come tante altre cose. Ma noi non ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. Noi stiamo pensando ad altro. Perché nella missione di governo e nella missione di parlamentare io sto pensando ad altro per questa città. Ad altre iniziative, ad altre opportunità per l'Aquila e per il comprensorio e anche per l'altra area sisma con cui si lavora insieme. Ci abbiamo il doppio cratere, ci sono 15 comuni che hanno il doppio cratere, ma ti pare che uno deve contestare che il presidente del Consiglio incontra i sindaci? Incontrerà anche il cratere 2009, ma ci mancherebbe, me l'ha assicurato personalmente, ma lì c'è un'emergenza. Lì non hanno tutto quello che abbiamo avuto noi, sono stati fatti anche degli errori, li abbiamo recuperati adesso con le norme. C'è stato l'anniversario, il 4° anniversario di Amatrice, in cui il Presidente del Consiglio si è impegnato a riceverli, li ha ricevuti immediatamente, ma mi sembra normale che uno fa la polemica, invece di dire cavolo sono contento, io sono un sindaco che ci è passato per quelle fasi difficili dei primi anni, ve li ricordate, no? Sappiamo quanto era necessario. No, invece siamo abbandonati, ma che modo di fare? Quando è che l'Aquila vola, come detto, alto, che lancia sfide nuove, sempre a competere, sempre gelosie, sempre sgambetti,
Ecco, io sono contro questo modo di fare. Quindi abbiamo chiarito, tutti gli 8 punti sono sacrosanti. Anzi, poi ce ne metto altri 8. Sacrosanti. E nessuno di quelli è stato confutato, se non con argomentazioni che non hanno ragione di esistere. L'ho detto sulla prima, ma possiamo dirlo su tutte. Ora basta, pensi a fare il sindaco. Se ha bisogno del governo, il governo è pronto. Se ha bisogno lui e gli altri sindaci di iniziative, siamo pronti, come abbiamo sempre fatto. I sindaci del cratere mi hanno chiesto una norma per i sottoservizi. Un mese dopo la norma era approvata nel decreto sisma e ora i sindaci finalmente stanno facendo i lavori. Si lavora insieme. Le guerre tra bande sono sue abitudini. Da quando è iniziata questa vicenda, da ieri mattina, mi sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà. E molti mi scrivevano fallo nero. Non lo faccio nero, già ci è nero. Non mi interessa attaccarlo. Non mi interessano le sfide, mi interessa che faccia il sindaco dell'Aquila. Se lui fa il sindaco dell'Aquila, la città potrà avere qualche soddisfazione. Se lui continua a fare il bastian contrario del governo e ad abbandonare la città, ad abbandonare la sua maggioranza, la città soffrirà. E questo francamente me ne dispiace, ma queste sono cose che possono essere ancora evitate. Quindi io lo invito a ragionare un pochino, a mettersi sulle carte del comune, su quelle carte, magari a riprendere un po' di carte dei progetti che vi ho richiamato, su cui non mi sembra che abbia risposto, e che invece sono dei progetti importanti, no? Porta Barete e tanti altri, Piero ne sa qualcosa, ma ci torneremo nei prossimi giorni, uno per uno. Così le carte che stanno nei cassetti del comune, è bene che le guarda un pochino, li tira fuori dai cassetti e fa diventare quelle carte opere pubbliche. Io vi ringrazio dell'attenzione, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e auguro alla città un bel futuro, un futuro roseo. E per questo futuro roseo ci lavoreremo tanto, costantemente, quotidianamente, sempre di più. Grazie a tutti.